Si inizia a respirare aria di carnevale in città a Fano, mentre i maestri carristi stanno proseguendo e ultimando le loro 5 nuove opere allegoriche che andranno ad aggiungersi alle 9 già esistenti per un totale di 14 carri. L'ente carnevalesca questa mattina ha presentato il programma ufficiale 2023 che finalmente ritorna al suo normale e tradizionale svolgimento. Programma ricchissimo, naturalmente i protagonisti saranno i carri allegorici tutti nuovi quest'anno, i 4 carri, ci sarà una grossa novità per quanto riguarda la musica rapita, i carri di seconda categoria, sfilate immense quest'anno con tanta partecipazione, ma la novità grossa di quest'anno è che il programma si espande andando a cominciare dal venerdì, passando per il sabato e per finire la domenica, cercando di toccare tante tematiche, a partire dalla cultura, alla festa, fino alla sfilata dei carri allegorici. Naturalmente anche il programma della domenica è ricchissimo, si parte la mattina dalle ore 10 col carnevale dei bambini, fino a passare alle 15 alla sfilata dei carri allegorici. Durante le domeniche di carnevale del 5, 12 e 19 febbraio non mancherà il getto di dolciumi dai carri e gli eventi collaterali come il carnevale in SUP, in zona mare e alla musica con il Carnage Collective. L'11 febbraio invece torna la seconda edizione della Notte dei Colori, ovvero la sfilata dei piccoli carri con mascherate e musica per le vie del centro storico a partire dalle 19.30. Il 17 invece spazio alle note al Teatro della Fortuna con il concerto dedicato ai Pink Floyd a cura dell'Orchestra Sinfonica Rossini e poi spazi dedicati a presentazione di libri, alle mostre sul carrista Paolo Furlani fino ai laboratori per bambini. Quest'anno ritorna il Palazzo del Carnevale che sarà a Palazzo Bracci Pagani grazie alla concessione della Fondazione Carifano e all'interno del palazzo saranno allestite 2 bellissime mostre tra cui una sul centenario della musica rapita. Ci saranno anche momenti laboratoriali, laboratori dedicati ai ragazzi di stampa 3D e tutti sulle nuove tecnologie. Inoltre ci saranno anche dei momenti di musica, di accoglienza, ci sarà qui lì il nostro infopoint e inoltre torneranno i veglioni al Mediterraneo, il veglione dei bambini, il veglione ufficiale del Carnevale di Fano, tutte le feste le faremo appunto al Mediterraneo. Dalla scorsa edizione invece è ritornata la figura del pupo. Il pupo di questa edizione porterà il volto dell'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, realizzata dalla giovane carrista Anna Mantovani. Grandi collaborazioni, forse la più interessante è quella con l'Agenzia Spaziale Italiana, visto il tema del carnevale che è spazio all'arte, l'Agenzia Spaziale ci manderà anche un grandissimo astronauta che è Paolo Nespoli, quindi siamo molto felici di questo. Un'altra grande collaborazione con la Repubblica di San Marino che ha creduto moltissimo nel carnevale e quindi sarà presente anche per le celebrazioni della musica rapita con sorprese che ora non vi svelo. Il 2023 sarà un anno importante per la storica banda folcloristica fanese La Musica Rapita che compie 100 anni. In occasione del centenario sarà realizzato interamente da zero un nuovo carro allegorico dedicato tutto a loro. Non mancheranno infine gli ospiti alla manifestazione più dolce d'Italia e gli speaker dell'evento. Avremo la prima domenica di carnevale quest'anno degli ospiti di eccezione, da RDS appunto, tutti pazzi per RDS con Ciccio, Rossella Brescia e Buzz, in quanto li abbiamo strappati i più grandi carnevali d'Italia, quindi hanno scelto Fano e quindi oltre ad aver scelto Fano noi abbiamo scelto Fabrizio Minuz, che è il nostro speaker ufficiale quest'anno. Chiaramente Fabrizio affiancherà la nostra voce storica, Francesco Boiani. Vi aspetto veramente numerosi, venite al Carnevale di Fano, ditelo in giro perché ci sarà veramente da divertirsi davanti. Ma il programma continua, tutti gli appuntamenti della manifestazione sono visibili sul sito carnevaledifano.com. Sì, torniamo a interpretare a pieno ritmo la città del carnevale, effettivamente dopo quasi 3 anni torniamo in presenza con un programma ricco, tutto fondato sulla relazione come giusto che sia, carnevale, creatività e allora... Invito tutti a venire alle 3 sfilate e a tutte le feste organizzate e vive il Carnevale di Fano.